Io. Tale condizione impedisce loro di vedere diretta posizione e impedisce catenati sul fondo di una caverna. Tale condizione impedisce loro di vedere direttamente ciò che avviene all'esterno della prigione. Possono solo intuirlo, interpretando una serie di ombre proiettate sul muro da alcune torce frapposte tra il loro gioco e l'apertura che conduce all'aria aperta. Il brutto è che nemmeno quelle ombre rappresentano completamente la vera realtà esistente all'esterno, né incarnano una porzione limitata e secondaria. Le figure che i prigionieri vedono proiettate sul muro, sulle quali basano la loro interpretazione della realtà, infatti, ritraggono solo sagome di alcuni oggetti trasportati sulle spalle da gruppi di individui che transitano nei pressi della caverna. È ovvio come i prigionieri di questa metafora rappresentino la maggior parte dell'umanità, alla quale il filosofo attribuisce non solo una sostanziale incapacità di conoscere e comprendere la realtà nella sua essenza più vera, ma anche un castrante status di prigionia intellettuale. L'uomo comune in quanto prigioniero non è dunque in grado di abbracciare la realtà nella sua complessità. Può solo limitarsi a interpretare, alla meno peggio, una serie di elementi parziali, giungendo di conseguenza a conclusioni spesso fuorvianti. No, I don't know.